Eccellenza, le Clarisse vivono il loro ideale di libertà attraverso la carità, la semplicità, la povertà. Queste parole sono le vere parole dell'amore? Sono queste, ma prima di queste c'è il loro rapporto con Dio, con una preghiera silenziosa e una lode corale. Loro insegnano a noi, a tutti, alla comunità, al mondo, che innanzitutto c'è la lode a Dio e quindi consumano il loro vivere in questa lode corale, non soltanto personale. E poi la preghiera silenziosa di meditazione e di contemplazione. Da questo rapporto con Dio nasce il rapporto fra loro, il loro essere insieme. E il loro essere insieme suggerisce a noi queste parole che lei ha detto. La semplicità, la povertà, la sobrietà, l'amore al mondo indistintamente e non a una singola persona, è tutto un cammino che loro danno, offrono a noi come vita e come esperienza. Ma è possibile che il mondo laico, il mondo secolare possa vivere questo ideale di libertà che poi l'amore è libertà? La forma è tipicamente loro, questa della clausura per essere pienamente nel mondo, ma la sostanza di queste note è anche nostra. Anche noi abbiamo un progetto, anche noi abbiamo una vita semplice, anche noi abbiamo un rapporto, loro ce lo insegnano, i modi sono diversi. Loro ce lo insegnano, però sembra che l'ideale oggi nel mondo sia quello del successo, dei soldi, del sesso, di quello che si dice delle tre S. Anche per noi vale un successo inteso bene, che è il progetto sul futuro, ma non individualista. Il successo è fortemente individualista, mentre l'impostazione del futuro della comunità è tipicamente aperta, sociale. Il sesso è capito bene quando è amore alla persona, rispetto e non piacere senza limiti. E i soldi penso che debbano essere tradotti in una sobrietà di vita che renda la vita a servizio piuttosto che asservire la vita ai nostri interessi.